Un saluto agli amici di Mitico Snake e soprattutto un saluto agli amici della rubrica del mitico Rubik. Allora, voglio ritornare nuovamente sulla soluzione del cubo di Rubik 5x5 perché negli ultimi giorni stavo qui su YouTube a vedere alcuni video che mi consentissero di risolvere gli ultimi 4 spigoli direttamente dalla parte centrale, perché per chi ha seguito la soluzione precedente che ho portato qui su di questo canale, andavamo a risolvere gli ultimi 4 spigoli portando 2 nella parte superiore lasciando 2 nella parte centrale del 5x5. Ma io, grazie ad alcuni video, ma soprattutto grazie nuovamente al video di Zamu del canale di Best Italian Copy Channel, sono riuscito a capire come risolverle. Quindi diciamo che ho imparato un altro piccolo algoritmo di flip che mi consentisse di risolvere proprio questi 4 casi, ovvero questi 4 spigoli. Quindi direi, senza perdere tempo, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora, amici di Mitico Snake, ecco qua il cubo di Rubik. È vero, mi sono portato il diamante, ho costruito già i centri, ho costruito la croce sul primo strato e ho costruito altri 4 spigoli nella parte superiore. Adesso, fatto sta che durante la mia scorsa soluzione, per costruire gli ultimi 4 spigoli facevamo in questo modo: portavamo sopra 2 spigoli non completi in modo da tenerli tutti sotto controllo, in questo modo qua. Come potete vedere, lavoravamo in questo modo per essere più comodi a risolvere gli ultimi 4. Invece adesso no, proprio grazie ad un video che ho avuto modo di vedere attentamente di Zamu, ovvero del canale Best Italian Copy Channel, gli ultimi 4 spigoli li possiamo risolvere direttamente sulla parte centrale senza portare 2 non completi nella parte superiore. Quindi questi qua nella parte superiore li lasciamo tali come stanno. Allora, come bisogna procedere? Per esempio qua io posso già accoppiare questi 2 e possiamo fare uno free slice in questo modo, però non va bene perché qui sopra non sappiamo dove piazzare questo spigolo completo. Allora torniamo indietro. Come bisogna fare? Innanzitutto dobbiamo flippare o questo qua o questo qua. Quindi, per essere più comodi, andiamo a flippare questo qua. Flippare nel senso che questo cubetto da questa posizione deve passare in questa posizione. Quindi fare così: R, U, R primo, ok. Adesso faremo F, R primo, F primo, R. Abbiamo flippato questo cubetto che stava qui nella parte inferiore, lo abbiamo portato nella parte superiore. Adesso come bisogna fare? Allora, dobbiamo mettere questo cubetto qua nella parte bassa, ok. Allora dobbiamo un po' ragionare. Per portare questo cubetto qua nella parte bassa dobbiamo portare questa destinazione sotto a questo cubetto, ok? Sotto l'ultimo cubetto che dobbiamo accoppiare di questo spigolo, quindi in questo modo qua, così, in modo da andarlo a recuperare nuovamente con l'algoritmo di flip che abbiamo utilizzato poco fa. Quindi facendo una R, U, R primo, F, R primo, F primo, R. E come potete vedere, io tornando indietro in questo modo, con tutta la parte inferiore, oppure magari facendo così in questo modo, io ho accoppiato questo spigolo direttamente dalla parte centrale senza portarlo sulla parte superiore. E possiamo continuare così anche per gli ultimi 3 spigoli, a meno che non vi capiti un caso di parità, ma quello è un altro discorso. Allora, per esempio, io voglio accoppiare questo spigolo a questo spigolo, ovvero questo cubetto a questo cubetto, però devo flippare questo qua e utilizziamo nuovamente lo stesso algoritmo di prima, ovvero R, U, R primo, F, R primo, F primo, R. E come potete vedere lo abbiamo flippato, però adesso dobbiamo accoppiare questo cubetto a questo qua facendo uno free slice in questo modo, e lo abbiamo accoppiato. Però, dato che sopra non possiamo portarlo, questi 2 devono scendere qua nella parte bassa, ovvero su questo piano qua. Quindi questo spigolo deve passare qua in basso e dobbiamo utilizzare nuovamente la mossa di flip, ovvero l'algoritmo di flip. R, U, R primo, F, R primo, F primo, R. L'abbiamo flippato e adesso
possiamo tornare indietro e voilà, come potete vedere abbiamo completato quest'altro spigolo. E come potete vedere qui nella parte superiore gli spigoli rimangono risolti senza essere toccati. Adesso però cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avvicinare questo spigolo qua di fronte a noi, ma nulla di più semplice, prima lo portiamo sopra e poi lo andiamo a recuperare in questo modo con un algoritmo di flip, ok? Quindi nulla di più difficile a questo mondo per andare a recuperarlo. Allora, adesso possiamo continuare a risolvere gli ultimi due spigoli sempre con l'algoritmo di flip che vi ho mostrato poco fa. Quindi andare ad accoppiare questo qua, i due accoppiati, portarli nella parte inferiore e risistemare per esempio questo verde bianco a questo verde bianco, oppure questo verde bianco a questo verde bianco, e quale possiamo scegliere uno dei due. Adesso vi faccio vedere, per esempio io porto questo qua su questo verde bianco, ok? Per adesso vado ad utilizzare nuovamente l'algoritmo di flip che me li porta tutti e due qua in questo strato superiore, ok? Adesso non ve lo sto a mostrare, ve l'ho mostrato già due volte, quindi lo faccio un po' più veloce. E come potete vedere ho passato questo mezzo spigolo completo qui nella parte superiore. Adesso posso anche tornare indietro e come potete vedere qui abbiamo la situazione che è capitata prima per andare ad accoppiare questo singolo cubetto a questo qua, come abbiamo fatto all'inizio. Quindi fare in questo modo qua, la parte superiore, quella di destinazione, la dobbiamo portare sotto questo singolo cubetto, quindi in questo modo, ok? Utilizzare l'algoritmo di flip che ci consente di portarlo nella parte inferiore e al tempo stesso andare a completare quest'altro spigolo. Quindi faccio R, U, R', F', R', F', R, adesso vado ad accoppiare ed ecco qua. E come potevasi immaginare è capitato il caso di parità. Ok, adesso ve lo faccio vedere anche questo qua. Se vi dovesse capitare questo caso di parità facendo anche utilizzando anche gli algoritmi di flip, nessuna paura, possiamo comunque risolverlo. Allora, per esempio, io faccio in questo modo qua, questo cubetto lo metto di fronte a me, ok? Però già sapete che va a disfarvi tre spigoli in più questo qua della croce, quindi lo faccio un po' più accelerato, ok? Ricostruisco nuovamente la croce e questo spigolo me lo porto qua a posto di questo qua, quindi così, e me lo sono portato nella sua posizione. Adesso cosa faccio? Qui posso utilizzare tranquillamente uno free slice, quindi faccio così, accoppio questo spigolo e lo vado a scambiare con questo qua non completo, ok? E vado a ricostruire nuovamente i centri in modo da rimanere con gli ultimi due spigoli. E qui posso utilizzare l'algoritmo di flip che vi ho mostrato poco tempo fa. Allora, in questo modo, ok, e si è andata a creare la situazione che serve a noi, 2 più 1. Quindi cosa faccio? Porto questo spigolo qua sulla destinazione sua, quindi in questo modo, e vado ad utilizzare l'algoritmo di flip e al tempo stesso va a risolvere tutti e due gli spigoli. Utilizzo l'algoritmo di flip, eccolo qua, e guardate un po', abbiamo risolto tutti e quattro gli spigoli direttamente dalla parte centrale. E da qui in poi potete partire con qualsiasi metodo che voi conoscete, che sia un metodo a strati, che sia un metodo Friedrich. Quindi potete, una volta che avete imparato, diciamo, questo piccolo procedimento, potete risolvere gli ultimi 4 spigoli direttamente dalla parte centrale. Carissimi amici di Mitico Snake e carissimi amici della rubrica Mitico Rubik, rieccomi qua nuovamente. Allora, come avete potuto vedere, è possibile risolvere direttamente gli ultimi 4 spigoli dalla parte centrale. Ovviamente, per chi risolve i cubi di Rubik da molto tempo, questo metodo già lo sapeva, ma anzi, utilizza metodi avanzati per la risoluzione di questo puzzle, ovvero il cubo di Rubik 5x5. Io l'ho imparato da poco e devo dire che sono riuscito ad abbreviare i miei tempi
tempi di risoluzione su cubo di Rubik 5x5. Quindi veramente devo dire nuovamente grazie al video di Zamu del canale Best Italian Cube Channel. Che dirvi, io da quelli che erano tipo i 4 minuti 4 minuti e 20, sono riuscito ad arrivare anche a di sotto dei 3 minuti e 30 risolvendo questo 5x5, ma soprattutto applicando quegli algoritmi di flip che ho visto da quel video. Se volete vedere quel video, ve lo lascio sia qua nell'info box, ovvero nella descrizione del video, e ve lo lascio sia alla fine di questo video, ma soprattutto ve lo lascio anche qui in alto a destra nelle schede. E che dirvi, il video io lo termino qua perché veramente non ho più nulla da dire. Quindi se vi è piaciuto, se lo conoscevate già questo metodo, ovviamente parlo sempre di quelle che stanno alle prime armi con il cubo di Rubik, mi faccia sapere la sua qua in basso nei commenti, che mi lasciasse un commento per fammelo sapere, e vi raccomando, lasciate tutti i vostri like perché ci tengo, sono molto importanti, aiutano a far crescere il canale. Ma soprattutto ecco qua che partono le animazioni che vi ricordano di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale. Vi ricordo che sono presente anche su Instagram, @mythicalsnake. Ve lo ricordo all'animazione, ma trovate il link a tutte le mie reti sociali qua nella descrizione del video. Nella descrizione del video trovate anche il link all'acquisto del cubo di Rubik 5x5 che ho utilizzato in questo video. E che dirvi, se volete comprarlo, compratelo, io ve lo consiglio vivamente, uno Yuxin Little Magic 5x5, poi sicuramente ve ne parlerò in un video più approfondito, sia di lui e sia del Yuxin Little Magic M4x4. Devo dire che sono due cubi di Rubik, si fanno valere. Ma al di là di questo, io veramente ho parlato tanto, ho spoilerato già qualcosa dei prossimi video, e noi ci vediamo sempre qui domenica prossima sul mio canale YouTube. Ciao. Traveling for days without my knowledge of prevenance.